Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Eccoci qua, vediamo un po'. Ok, sembrerebbe andare all ok. Allora, vediamo un po'. Buon pomeriggio. E allora, nella nostra ultima live, ho installato la fabbrica dello zucchero qui, poi il deposito delle barbabietole che è qui, ed infine nient'altro. E allora, speriamo che tutto funzioni. E allora, detto questo, prima di continuare, devo verificare alcune cose. Allora, io ho 230.000 euro in questo momento. Qui potrei piantare le barbabietole. E allora, se gentilmente qualcuno dalla live mi può confermare che l'audio funziona correttamente, se gentilmente qualcuno me lo può far sapere, visto che ho cambiato i parametri. Ok, allora iniziamo. Allora, potremmo iniziare ad acquistare 230.000 euro per il momento. Allora, io direi, per il momento, siccome non ho la necessità di passare i treni, allora ecco. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare qua. Ecco. Vediamo prima se possiamo vendere qualcosa. Let's check if I can sell anything here. Ok, potrei iniziare a vendere il latte. E ok, allora vediamo un po' il latte quanto lo pagano. Latte, milk. No. Ovviamente il letame qua non si può. Allora, facciamo così. Intanto iniziamo a fertilizzare il campo. So the first thing I will do now is fertilize the field. I will use the new machinery that I put. Allora, je vais utiliser le champ avec avec ça.
Je l'ai acheté quelques jours, il y a quelques jours, et on va voir un peu comment ça va, comment il va se comporter sur le champ. La comportation. Ma allora andiamo a caricare. Ok, in effetti questo attrezzo può spargere fino a, se non ricordo male, a 32 metri. Non tutti i materiali, ovviamente, ma è selettivo. Quindi iniziamo intanto. Eccolo qua, quindi questo è eh sì, quindi 36 metri sono riferiti alla parte fertilizzante. Ok, now I know that the 36 meters are referred to the fertilizing part of this machinery. You can use corporal residues from your animals. So you can use lime fertilizer and manure. All this in one machinery. Questa volta però cercheremo di fare la lavorazione secondo i criteri e secondo gli insegnamenti che mi ha dato il Gran Maestro Jason Farmer. E allora, questa macchinaria l'ho pagata, se non ricordo male, intorno ai 30.000 euro. E effettivamente è un ottimo macchinario. Eccolo qua, 28.000. Ve lo consiglio. 30.000 addirittura. Sì, ottimo. Ce n'è un altro ancora più capiente, buono. Anche se comunque al momento questo macchinario è ottimo. So, there are two alternative of this machinery. There is the biggest one, robust 30 and 30,000, and this one 12,000. The only difference is the capacity of the main contender. Ottima mod però, eh? This is for me. This is a great mod. Et alors, j'ai donné un coup d'œil au marché là et j'ai vu qu'il y a deux versions.
de ce fertilisateur. Il y a celui-ci qui est. Il a une capacité de 12 000 litres et il y a un autre qui a 30 000 litres de capacité. Ils ont tous les deux les mêmes caractéristiques dans tous les deux. Elles peuvent travailler sur un champ pour une largeur de 36 mètres. Ecco qui, e questa è la visione posteriore, la visuale posteriore. This is the main position on of the mod. Pressing the CK, you will change and have the back visual of this machinery. Alors, pressant la touche C, il va changer la visuelle et cette mode-là, ça va vous permettre de regarder directement à postérieur de la machine. Donc, vous pouvez, ça va simuler un peu les caméras. En arrière des voitures. Fernabus, Fernabus, quando vedi l'autobus, il furbaccione tu vai chiappam, e il verbale gli fai pagare perché il furbaccione non scappa a te. Fernbus 08. Dovrei riuscire a coprire per intero, eventualmente. Qualche sbavatura la riprendo alla fine. Quando vedi l'autobus, tutto tutto Fernabus, Fernabus, ti fai un lisciabus. La zappa storta, la zappa storta, la zappa storta. Maurizio, Max, che c'è? Jason. Allora, poi se non ricordo male, poi dopo va fatta un'altra lavorazione del campo. Ovviamente, se siete appassionati di farming e volete rimanere sempre informati sulle mappe, su tutte queste cose qui, vi consiglio il canale del mitico maestro Jason Farm.
mi raccomando, seguitelo perché oltre ad essere uno streamer eccezionale, è anche un ottimo cultore di farming, per cui vi potrà dare tanti consigli preziosi per poter usufruire al meglio di questo gioco, sia del 19 ovviamente, ma anche per il 22. È veramente una persona eccezionale ed è molto molto preparata. Vediamo un po' se facendo così. Mi sembra che va un po' meglio, dai. Ok, perfetto. E oggi abbiamo cambiato un po' di cose qua. Perfetto. Funziona anche l'audio, dai. Oh, ma io qua sto facendo il lavoro stretto stretto. Presto, presto. C'è un treno che parte alle 7:40. È una canzone del mitico Lucio Battisti. E allora sto pensando una cosa. Potrei acquistare un campo più piccolo e continuare a raccogliere barbabietole. E un altro campo con le patate. Si potrebbe fare, perché poi ho l'intenzione di acquistare i maialozzi per produrre ulteriormente concime. So I was thinking about if I will buy a new field where I can seed the sugar beets and the potatoes. Because I have the intention to to elevate pigs, and I will buy a pig stable, and so I want to prepare, if possible, all the foods for the pig. Anche se per me mi converrebbe più l'allevamento per i cavalli, ora che ci penso. Vabbè, devo fare un'area attrezzata. Eh sì. Oppala. Qui abbiamo la fortuna di avere la visuale in stile drone, quindi siamo molto molto agevolati. Ma se penso a come lavorano realmente sul campo i trattoristi, beh, ci vuole veramente una bella un bell'occhio allenato. E comunque sì, in questo momento io ho fatto all'incirca 6 passaggi qua su questo terreno, quindi siamo intorno Lei con ai quegli occhi mi 20. spoglia! Spogliatoio! Ui, carissimo Maurizio Max, buon pomeriggio e bentornato qui nella cascetta di Farming 19. Nella cassetta. Beh, qua io sto pensando una cosa che quando parleremo di Farming 19 nel periodo di Farming 22,
si dirà, o forse si potrebbe utilizzare, la parola videocassetta nel tempo dei CD o video CD e DVD. Ne si parlerà di qualcosa probabilmente di qualcuno dirà antico, insomma, noi però che siamo, almeno io personalmente che mi sono avvicinato al mondo di farming con il 19, penso proprio Alla faccia del bicarbonato di sodio. sì. Credo proprio che continuerò a portare questa serie qui, di questa mappa qua, perché sto piano piano, sto iniziando a fare un lavoretto non a livello di Arvid, perché Arvid è un maestro, o di Whopper Runner, diciamo di Arvid che si è creata la sua zona industriale, però sto cercando di fare qualcosa del genere. E quindi, infatti mi sto... Ho messo la fabbrica, quella dello zucchero, poi appena guadagnerò 400.000 euro metterò anche la fabbrica, quella lì, per la lavorazione delle armi. Al momento non posso perché altrimenti non posso comprare i maialozzi. Anche se stavo riflettendo sul fatto di eventualmente acquistare un nuovo campo e anzi, due campi dove praticamente fare la piantagione a rotazione, barbabietole e patate, non su questo campo qui perché tanto mi verrebbe a costare una fortuna. E poi perché diciamo che per alimentare i maialozzi, diciamo, al momento metterò soltanto la stalla che conterrà 100 maiali, quindi in linea di massima, diciamo, non dovrei avere grossi problemi. E altrimenti costa troppo, carissimo Maurizio Max. E allora dicevo, parlavo a proposito di questo macchinario, non so se tu c'eri ieri. Durante le continue interruzioni, questo Taurus 12.000 praticamente integra tre tipi di lavorazioni, diciamo così, sul campo, ovvero ti permette di passare la calceviva, fertilizzare e concimare tutto in un solo attrezzo. E questo qui non costa tanto, costa 28.000 euro. Ti faccio vedere, guarda. Sta tutto sommato. Grazie, grazie. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al Sì, mese? sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Eccola qua. La differenza tra questi due, in effetti, cambia soltanto la capienza, oltre pure alla potenza. Diciamo che questo qui che ho preso io, con un trattorino normale, si va bene. Questo Taurus Robust invece, bello massiccio, però sempre 36 metri a 25 km orari. Sì, Maurizio, ho seguito la live ieri di Nick. Ho notato pure come faceva notare anche Nick, che intanto saluto caro grandissimo Nick e approfitto per salutare tutti gli altri streamer bravissimi, tutti tranne me ovviamente, e dicevo che ha fatto vedere un po' anche quello che è un effetto, ora non so se è effetto ottico, però come lui faceva notare, c'era lo pneumatico che praticamente andava ad affondare nel terreno, e quindi questa è un'ottima cosa. Hanno fatto un ottimo lavoro. Poi dovrò iniziare a vedere meglio come funziona, perché ovviamente
Un conto è giocarci un'ora o vederlo giocare, un conto è giocarci 100 ore. E allora più o meno io posso già iniziare a poter esprimere un'opinione, ecco, non un giudizio, ma dare un'opinione, un po' come ho fatto anche su Eurotruck quando hanno rilasciato la nuova versione del gioco. Ah, quindi affonda. Allora è molto più realistico così. È buono. Poi bisogna, sarà graficamente sarà molto più pesante perché rispetto a quello di adesso richiede una 1060 base per quanto riguarda i requisiti consigliati, quindi sarà bello pesante. 920 levatura, impiegatura e stiratura, ma sì. Andiamo a mettere a posto. E oggi faccio la lavorazione come mi ha detto di farla il Gran Maestro Geso. Sì, sicuramente, Maurizio. È tutto da vedere. Devo guardarla con il mio monitor qua. Questo quasi quasi lo metto qua. Però già così a primo acchito si vede che già i colori hanno, forse hanno utilizzato un po' più HDR. I colori erano un po' più sgargianti. Io me ne accorgo quando fanno utilizzo di, diciamo così, utilizzano dei colori corretti o che utilizzano l'HDR, High Dynamic Range. È un occhio abbastanza allenato, per cui ho visto che hanno, i colori, diciamo, sono più vivaci. Lo vedrò sul mio monitor da fotografia qua. Allora, però ma io quello per esempio, quello non lo faccio. Io sai cosa faccio quando gioco a farming? La prima cosa che andrò a cercare nel mod hub è questo mezzo qua, vedi? Questo ma vado a cercare. È la prima cosa che faccio, perché l'accettare o l'imbrogliare, diciamo così, è buono, ma fino a un certo punto. In HDR, aspetta, no, non ho letto. Ottimo. In HDR non sale la frequenza in Hz, non ti so dire, perché quella è una gamma di colori, però può darsi pure, può essere, è tutto da vedere. Non ti so dire, però se me lo dici tu. Io ho il mio che è 60 Hz. E beh, ovviamente per un monitor da fotografia 60 Hz lo standard, che poi posso anche portarlo a 70. Però diciamo così, tutto ciò va a gravare un pochettino sul sistema generale. Tant'è che mi sono reso conto che, ah, ok, caspita. Caspita, non lo sapevo io. Ah, perché forse perché fa lavorare di più la GPU, è probabile, sì. Ora che mi hai fatto pensare. Effettivamente, cacchio, non lo sapevo. Credevo che non andasse ad intaccare quelle che sono, sì, diciamo, colori un po' più vivaci.
vividi, per intenderci, un po' più sgargianti, però l'occhio a lungo andare si stanca e si rischia di stressare solamente gli occhi. Infatti è per questo che io, per esempio, preferisco più colori neutri, perché sono più reali e realistici rispetto a agli altri, quelli dell'HDR, perché poi nell'ultimo periodo l'HDR è molto diffusa anche nell'ambito della fotografia. Infatti, quando si vuole nascondere un difetto a una fotografia, solitamente qualcuno ricorre all'HDR. E io personalmente, che sono un appassionato di fotografia da un bel po', diciamo che vecchia scuola, e ti parlo con i rullini, e ti parlo di anni 70-80, quindi ho un po' di esperienza nel campo, non a livello professionale, ma ovviamente a livello amatoriale, però sì, sicuramente sono più vividi, nel senso un po' più colorati, però tutto sta, ma io diciamo così che sono un po' più per le cose più naturali, i colori naturali sono i più belli. Poi ovviamente ho visto, a parte che io ho un amico che è fotografo professionista, però per esempio lui, a differenza, diciamo, di quelli che fanno fotografia a livello amatoriale, magari che non conoscono nemmeno la teoria, e loro tendono a nascondere, diciamo così, la tecnica non utilizzata, queste cose qui, attraverso un po' di HDR. Uedino, carissimo, buon pomeriggio, e qua con noi ci sta il mitico Maurizio Max, il ministro DJ della Repubblica del Dub. Hai visto qua, noi stiamo ancora a Farming 19, mi sto creando una bella farm qua. Buongiorno, ui, Brixia, alla faccia del bicarbonato di sodio. Vai Maurizio, a te gli onori di casa, vai. Squilla un po' le trombe. Quella Brixia. E noi qua stiamo, oramai noi siamo tutti quanti legati a questa versione un po' più datata di questo gioco. Anche se io, ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Ecco. Qua un giorno, quando parleremo giocando su Farming 22, qua, come ho detto prima a Maurizio, faremo lo stesso paragone di quando uscirono i video CD o i DVD, e una volta si dice: wow, sembra una videocassetta, questo video sembra alla qualità di una videocassetta. E chi parlerà di Farming 19 dirà: ehi, Farming 19 è antico. Però ragazzi, è un gioco che ho fatto veramente bene, e non a caso poi mi sono appassionato. E parliamo anche di oltre 3600 ore di gioco, quindi diciamo che mi sono fatto una bella idea di questo gioco, fatto veramente bene. E qua mo su 19 saremo veramente in pochi, secondo me, a portarlo ancora, perché ovviamente la maggior parte, come anch'io farò, ovviamente porterò il 22, ma ovviamente porterò
molto di più il 19, anche perché siccome il 22 è anche un gioco che ha ancora un costo abbastanza elevato e qualcuno magari ha bisogno di avvicinarsi e vuole vedere come fa il 19, ci siamo tutti quanti noi a mostrarlo. Elegant Stabrixia come mi Elegant, ragazzi. Io quella mappa l'ho apprezzata moltissimo grazie a Jason e alla Zappa Store. Jason è stato uno fra i primi che mi ha fatto piacere quella mappa. L'ha portata pure Nick, l'ha portata Nidicaccio. Loro sono bravissimi in tutto, ma Jason su farming, quello è un must, è un maestro su farming. Una volta gli ho chiesto una cosa, come si lavoravano i terreni, io mi ho fatto la lavatura, mo sto utilizzando quest'altra cosa qua, e quindi grazie a lui ho iniziato a capire anche il procedimento, come lavorare i terreni in maniera corretta. Qui Maurizio, grazie per essere passato il Lives, grazie ancora. Buona continuazione. Poi, sai per caso, raga, ma qualcuno di voi stasera va in live? Qualcuno che porta Farming 19? Perché sinceramente non voglio spoilerare il 22. O se devo, proprio devo spoilerarlo, vado nella live del Gran Maestro Jason e me la vado a vedere là. Aspettate un attimo che però ora vi faccio il su. Scusatemi. Allora, facciamo un bel su, così magari chi guarda questo video in replica sia su Twitch che su YouTube vi passa a trovare e vi segue. Allora, chi altro c'è? Grazie ancora Maurizio. Allora, Brixia, poi chi altro c'è? Dino74. È la prima volta che sto facendo il so a qualcuno. Ecco qua. Perfetto. Vediamo chi altro è passato. Maurizio, Maurizio, Maurizio. Ok. Perfetto. Ok, continuiamo. Vi ho fatto, anche se in maniera non proprio eccellente, vi ho fatto gli onori di casa qua. Devo imparare poi a prendere l'abitudine a farlo. Onore e piacere mio, carissimo Dino. E quindi vi dicevo che Jason poi la Elegant me l'ha fatta apprezzare soprattutto per come l'hanno trasformata la pavimentazione. Poi lui si è creato anche l'angolino vicino al cancello dove c'erano le casette delle api, quindi veramente se l'ha attrezzato bene quella mappa. E poi ovviamente, ma lui è un grande, è veramente un grande. Ora non lo dico per sminuire gli altri streamer che sono bravi e tutto quanto, però Jason è Jason. Cioè il fuoriclasse di farming, Jason è lui. La tua sì, l'ho vista. Ma diciamoci la verità, un po' tutti quanti abbiamo preso spunta quella di Jason. Io pure io volevo crearla così. Ovviamente ci vuole anche bravura. E voi su queste cose siete molto ma molto più bravi di me. Questa sì. E poi è una mappa anche abbastanza
complessa, perché poi là già c'è la produzione del pane, quindi molto impegnativa. Non è, sai, come queste mappe qua che tu coltivi, fai queste cose qua e basta, no? Là, per esempio, produci il pane, quindi hai bisogno degli ingredienti, tutte queste cose qua, la lavorazione delle carni. È bella mappa, fatta veramente bene. Ovviamente bisogna saperla portare, un po' come non tutti possono permettersi, o meglio, sanno portare un abito particolarmente elegante. Ci vuole il portamento. E Jason è un mito. E allora, a proposito, non so se voi c'eravate ieri, purtroppo ieri mi è crashata diverse volte la live, fra cui anche durante la serata dedicata ad Eurotruck. Io sono curioso di vedere come sarà. Ah, non lo sapevo. Pure le rinne, aspio. Quindi Babbo Natale partirà da lì. Poi, se non ho letto male, o se mi pare che Jason l'ha accennato, mi pare che c'è pure una mappa francese, ambientata in Francia, sempre nel gioco, diciamo così, nel gioco base. Ora non so se ho capito male o una mod, però mi pare di aver capito che c'era una mappa francese, o meglio, ambientata in Francia. E comunque, cari ragazzi, Farming 22, per come l'ha spiegato Jason, è ottimo, perché con le produzioni non ti annoi nemmeno, perché tutto quello che abbiamo fatto noi fino adesso con le mod, fortunatamente loro l'hanno fatta già tutto incluso nel gioco base. Non l'ho ancora vista, è per questo che l'ho vista. Così a prima acchito mi sembrava tipo la Tuscan Inland, quella mappa che sta pure qua sul 19. Mamma mia, e quante ore ci ho passato per lassù. Io ho qua, per esempio, sulla Helengrand, ho quasi 300 ore di gioco che c'ho solo su sta mappa qua. Però è bella. Sta DLC, posso dire la verità, me la sono sciupata, me la sono proprio ammortizzata le spese. Poi ho dovuto fare il formattone perché mi andava continuamente in crash. Mi andavano in crash i programmi per streamare. Infatti, stamattina ho fatto una formattata veloce veloce. Ho lasciato tutto quello che mi serve, stretto necessario. Mamma mia. E comunque, Stellengrand è fatto veramente bene. Veramente bene. Non l'ho pagata nemmeno tanto, perché se considero per tutte le ore che ho Perlus 08 ha effettuato un raid. Tre raiders entrati nello stream. Benvenuti. là, zio Ferbus, grazie per il raid, benvenuti a tutti, benvenuti nel canale. E allora, in questo momento qua c'è Dino74 con noi in chat, poi c'è Brixia, c'è Fernbus08 che saluto, e saluto anche tutti coloro che in questo momento sono entrati con l'autobus di Fernbus qui all'interno dello stadio. Oh, eh sì, Fernbus è arrivato. Infatti la voce ti ha annunciato. Ma a proposito, si sentono i suoni del gioco? Ui, Simone, carissimo, ben ritrovato.
È un grande onore riaverti qua. Come stai? Qua noi stiamo ancora parlando di Farming 19, mentre gli altri stanno portando il 22. E sapete come si dice? Il primo amore non si scorda mai. E quindi qua mi sa che sta mappa la porterò per parecchio tempo. Sarà per quelli là che magari vorranno acquistare Farming 19 e hanno qualche dubbio, Jürgens, possono Arbranis, passare qua. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, smettetela con questo litanio! Mi dai i nervi! Grazie, Helmus. Allora, questa ci piace, Helmus. Tutto bene, Simone. Stavo dicendo che praticamente poi andrà ancora per le lunghe qua, il 19, continuerà a portarle in live, alternandola ovviamente al 22, perché chi vorrà acquistare Farming 19 potrà, sì, non sa se prenderlo o meno, almeno ci siamo ancora noi che lo portiamo un po', perché i grandi streamer quando portano il 22 si acchiappano tutto. E poi in primis, soprattutto per coloro, insomma, che dicono: ma chi è che fa con me Farming 19? Andiamo a vedere qualcuno che ci gioca. E magari chi come noi ci ha passato chi 3000, 3500 ore, chi 3600 ore passate. Insomma, potremmo dire, dare un consiglio. Funicolare Comunque approfittate, ci sono i sound alert, date un'occhiatina pure voi nuovi amici ed amiche del canale qua, voi che siete arrivati con il bus di Ferno Bus, date un'occhiatina. Ah, ma sei un partenopeo, Simone, qua ho messo un sacco di sound alert di Totò. Mi hai fatto morire, Pelmus. Ah, spido. Ah, ho la fascia del bicarbonato di sodio. E a me non so se si sente, io sono di Milano Nord, scusate, voglio dire di Napoli, provincia di Napoli. No, abito nell'area nord di Napoli. Salerno, bellissima città. Pure voi avete un bel lungomare. Bellissimo. Ci sono stato un paio di volte a Salerno. Fermus08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Grazie, Fermus. Ho capito, approfitto per sorseggiare. Allora, per chi ha 1000 punti del canale, li può riscattare chiedendo di farmi parlare in lingua napoletana. Quindi approfittate. Willa Seven Marsh, carissima, buon pomeriggio, buonasera e ben entrata nel canale. E allora, come si fa? Quando si fa un QSO o una chiacchierata sul CB? Devo fare le presentazioni qua. Allora, Seven, benvenuta nel canale. Allora, con noi c'è Simone Cimmino, poi c'è Maurizio Max, non c'è, c'è Felbus, poi c'è, qua ma devo uscire un attimo, vediamo un po' chi c'è. Allora, devo fare gli onori di casa. Grazie a Felbus per il ride. Quindi c'è Brixia 76. Poi c'è, chi altro c'è? Maurizio se n'è andato. C'è Simone, vabbè, ci sono tutti quanti qua. Purtroppo sta chat mi scorre velocemente e non riesco a leggere. Comunque vi do il benvenuto a tutti quanti. E noi qua ci portiamo avanti con questa piccola mappa.
FS19. E chat, ditemi un po' voi, quanti di voi giocano a Farming Simulator 19? Vediamo un po' in quanti siete. Ovviamente per chi ha il proprio canale può anche sponsorizzarlo in maniera gratuita. Basta digitare il nome del vostro canale in chat, così chi guarda questo video, chi sta guardando questo video in diretta, ma anche chi lo guarderà in replica qui sul canale Twitch e anche su YouTube, potrà fare un po' di pubblicità. Fernbus, puoi fare un po'. Bravo, grandissimo Fernbus, grande, grazie. Oramai ci sono i moderatori che qua mi leggono nel pensiero. Tu solitamente cosa porti, Simone? Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, CIR 10 da parte di Chiocciola Simone Cimino 92. Qui, grazie Simone, grazie Fernbus. Grazie veramente di cuore. Non dovevate scomodarvi. A me basta che state qua, pure che mi passate a salutare. Mi fa enormemente piacere. Zio Fernbus è un signore. E diciamolo che alla fine questo canale, oltre ad essere stato fortunato, perché... E io vado! E io pago! Effettivamente, nonostante diciamo la fortuna dei follower notturni, quindi coloro che si iscrivono e si iscrivono al canale quando è in replica, ma soprattutto dai 30 ai 120, Fernbus ha fatto tanto per questo canale. Io, come dire, ho cercato di fare lo stesso poi a ruota un po' con tutti i canali. Ecco per cui alla fine faccio a random durante le mie live, faccio anche un po' di pubblicità ai canali amici. Allora, Simone, giochi sportivi, retro games. La domenica sera faccio la trasmissione dove sei. Ah, ma per caso c'hai anche un canale su YouTube? Perché non so, ho visto qualcosina su YouTube, ma non so se è il tuo, qualcosa del genere. Però la domenica devo fare una capatina anche nel tuo canale. Fernbus porta un sacco di giochi, ma comunque mi ha fatto Fernbus oggi mi ha fatto morire con quando hai fatto il controllore, mamma mia. Fattori. Però poi mi devi spiegare com'è che fai, come li fai a sgamare, perché tu sicuramente adesso conosci bene le dinamiche del gioco, quindi sicuramente c'è il tuo trucchetto. Ah, ok. Che poi c'è anche un altro canale su YouTube che fa le, diciamo così, le reaction durante le live sportive. Quindi la domenica più o meno ce l'hai un orario, così approfittiamo pure per chi magari vuole passare, vuole, che ne so, vuole guardare la partita della sua squadra del cuore con te, insomma, se lo fai. Grazie. Fai, diciamo,
come facevano le radio negli anni 80-90, che c'era il 90° minuto, quello che facevano girare la ruota per i vari campi. O è, diciamo, specifico per... Ok, allora, la domenica sera dalle 20:40, se non ci avete nulla da fare per seguire i canali amici vostri, e magari non ci sono amici in live, che non ci sta 7 March in... solo domenica. Ok, vabbè. E allora fate come me. Se avete un browser che vi permette di aprire più finestre, aprite più finestre. E poi, ovviamente, a random, ogni tanto aprite l'audio a una schermata, ad un'altra, alternate. E così aiutiamo pure quelli che hanno bisogno di fare visualizzazioni. Soprattutto quelli lì che si stanno facendo grandi sacrifici per arrivare all'affiliazione. E infatti pure io ho questa abitudine qua, che praticamente lo faccio quasi tutte le sere. Infatti è per questo che ogni tanto arrivo in netto ritardo, magari se mi hanno salutato sulla pagina di un altro amico streamer, un'amica streamer, e allora poi vai, torna indietro, vedi che magari l'hanno salutato 10 minuti fa e dici, speriamo che non se la prenda. E questo faccio. A volte ho anche aperto 6-7 pagine. Ogni tanto le giro. Faccio più o meno una decina di minuti a pagina. Immagino. Ma le donne ora, non perché c'è lei, ma hanno una capacità superiore a noi maschietti. Ci saranno molto, sono molto più belle, sono molto più attente, ma soprattutto hanno un savoir-faire in più rispetto a noi maschietti. Nulla a togliere, diciamo, magari a chi è più bravo di me, che siete tutti più bravi di me, però le donne hanno quel tocco in più. Ah, però. Webrixia, grazie per la compagnia. Buon pomeriggio e buona continuazione. Poi quando vai in live tu, vengo a fare una capatina io. Buona giornata, bonne journée e buon travail. Merci beaucoup, Brixia 76. Alors, je donne la bienvenue à 7 March 93, à l'ami Fembus 08, Cimino, Simone Cimino 92, et à vous tous que vous êtes en train de regarder cette direct. Ciao Brixia, grazie ancora. E stasera ci sto. È per questo che mi sono anticipato. La live di stasera, infatti, l'ho anticipata adesso proprio per questo fatto qua. Così mi posso fare una serata tranquilla, tranquilla con gli amici e le amiche del canale. Eh sì, Brixia anche lui è un fan di farming. Secondo voi, quanto ho pagato questo bestione qui da 500 cavallucci?
più di 100.000 euro o meno di 100.000 euro? Vediamo un po' chi indovina. Vediamo un po'. Chat, a voi la parola. Did I bid more or less than 100,000 euros or credit of the game? This beast of 500 horsepower. Combien j'ai pris cette bête-là? Bête-là de 540 HP. Plus ou moins de 100 000 euros. Siamo 1, 2, 3. Allora facciamo così, lancio il sondaggio. Vediamo un po' chi riesce, chi vince. Allora, nuovo sondaggio. Allora, perfetto, inizia il sondaggio. Votate. Ok, Fenbus, grazie per essere passato in live. Allora, se avete anche delle icone canale, delle icone del vostro canale, utilizzatele pure in chat, ovviamente senza esagerare, massimo 5 icone per striscia, così almeno facciamo anche conoscere le vostre icone del canale. Fenbus, grazie ancora per il sostegno e grazie per essere passato là, e poi ci becchiamo più tardi nella tua live. Thank you so much. E allora, la risposta esatta: c'è meno di 100.000 euro, bravissimo, perché infatti forse chi mi conosce sa bene che utilizzo molto la mod dei mezzi usati, quindi sì, avete vinto, complimenti. Fenbus 08 ha appena brindato con 50 bits, grazie mille, manca qualcosa, cir 50 faccina concentrata. Non va niente, va bene così, dai. Eh sì, più di 80.000, tu c'eri quella sera, no? Quando l'ho comprato, l'ho pagato, mi sembra. Ora vi dico subito quando l'ho pagato. Allora, la mod dell'usato è stata qualcosa di incredibile qua. Ora vi dico subito, l'ho pagato. Eccolo qua. 80.000 euro, dondi dondi. Giusto. E avete vinto voi. Grazie Fenbus. 80.000 euro. Beh, infatti la maggior parte dei macchinari li ho sempre presi usati, perché preferisco sempre acquistare un po' più i terreni. E come infatti, ora vi faccio vedere questo terreno qua. Sarebbero i tre campi 14, 15 e 16, che sono 350 metri
Di larghezza sarà qualcosa tipo 600 nel punto più lungo e 400 o 500, insomma, il lato corto. E quindi qua, quando si lavora su questo campo, c'è molto da c'è tanto, tanto da fare qua. Ecco qua. Qui purtroppo diventa anche un po' complicato farsi un'idea perché sto campo, non essendo diciamo così, squadrato, diventa un po' complicato lavorarci sul campo. Anche se è anche un po', diciamo così, anche io l'ho squadrato un pochettino per recuperare in alcuni punti le famose strisce di terra, quelli a bordo campo, per recuperare cinquantina di migliaia di litri di prodotti. Ne valsa la pena, però diciamo che quando si semina, quando si raccoglie, è un po' complicato, si lasciano sempre i baffetti là. E allora qua abbiamo quasi finito, poi dopo andiamo un attimo, vi faccio fare un tour della farm. A proposito, devo vendere ancora il latte, 21.000 litri, vediamo un po' quanto mi pagano, ma anche se comunque adesso qualsiasi prezzo mi offrono, qualsiasi cosa mi offrono, accetto. Vedremo delle belle, come disse Doc Emmett Brown, quando toccheremo le 88 miglia orarie. Ne vedremo delle belle. Grande Giove. Great Scott. 1.21 gigawatt. Ci sono anche dei sound alert di Ritorno al Futuro qui nel canale. Girate, girate, usateli pure. Ce ne sono, se non ricordo male, giusto due. Questi qui con i bit, i restanti sono tutti quanti a gratis. Avrei voluto metterli tutti a gratis, però purtroppo qua il sito non me l'ha fatta mettere, insomma, il programma. Abbiamo quasi finito. E comunque al momento questo trattore è il più conveniente in assoluto. Costa poco, ma dà tanta potenza. E scusami se è poco, ma 500.000 lire. Di questi tempi c'è stata una moria delle vacche. La famosa lettera di Totò e Peppino alla ballerina che poi era la fidanzata del nipote. Ah, un'altra scena topica. Noi volevamo savoir l'indirizzo, per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Insilato. Ah, questo è un impianto di biodiesel. Qui si carica la colza. E poi di qui
esce il... So, questi sono gli scarti di lavorazione che sono in silano, e la canola poi sarebbe l'olio che viene prodotto dai semi di soia. No, di soia, la colza. Ecco, mi sono dovuto documentare perché c'è stato un periodo che mi ero un po', diciamo così, attaccato a sto fatto, non riuscivo a capire cos'era sta canola. Poi Google mi ha detto che la canola è l'olio che si estrae dalla colza. La colza, come dice il mitico Fairbush. Bus. Class. Un tocco di class. E ancora grazie a voi che mi avete fatto compagnia in queste ore qui in live su Twitch. E approfitto per presentarmi per chi fosse appena sintonizzato nel canale o fosse entrato, diciamo così, in maniera curiosa. Io mi chiamo Fabrizio, è quello a cui state assistendo in questo momento, e non è un gameplay qualunque, ma è la creazione di un nuovo format che si chiama soft gaming. E lo scopo del soft gaming è quella di far sì che lo spettatore che guarda una diretta o un video in replica si possa sentire rilassato. E ovviamente, se questo nuovo format vi sta piacendo e non siete iscritti al canale, vi invito magari a lasciare un bel follow al canale ed attivare la campanellina, magari per essere informati di quando il canale è in diretta. So thank you so much everyone, welcome to the stream, welcome to the rerun. My name is Fabrizio, and in this moment you are watching a experimental way to produce contents here on the web. And I'm trying to invent a new format called soft gaming, and the goal of this format is letting the viewers feeling relaxed while watching a live streaming or a rerun here on Twitch or on YouTube, video YouTube. I hope you will enjoy this kind of making live streaming and video producing. And if you are loving this way of doing that, please follow the channel. If you don't, you aren't following this channel, and I want to say thank you so much if you are watching this video on my YouTube channel. Thank you so much. Thank you. Alors, mesdames et messieurs, je vous donne la bienvenue ici dans mon canal. Je vais me présenter. Je m'appelle Fabrizio. Bienvenue dans le canal. Bienvenue dans la direct. Merci à vous pour vous être arrêté dans le canal. J'espère que vous êtes en train de bien aimer l'invention de mon nouveau format qui s'appelle le soft gaming, et le but de ce genre de production de matériel audiovisuel, c'est celui-là de faire sentir relaxé les spectateurs. Et j'espère que vous allez bien aimer ce genre de production de matériel audiovisuel, et faites-moi le savoir. Inscrivez-vous au canal, suivez-vous, s'il vous plaît, suivez le canal si vous n'avez pas, si vous ne
qualcuno n'a vu pas déjà fait. J'espère que vous allez bien aimer ce genre de direct. Merci beaucoup et merci. E allora, dopo aver fatto sta presentazione, vi do un benvenuto al mio canale, mi chiamo Fabrizio, e quello che state guardando da questo momento è la creazione in un format nuovo che si chiama Soft Gaming. E lo Soft Gaming praticamente è un modo di fare che fa il diretto produrre un materiale audiovisivo che fa sì che chi guarda lo contenuto mio si rilassa. Da questo momento sto cercando di inventare questo format. Spero che vi piaccia. Se vi piace, magari si terrà sotto con curiosità, vi invito a passare al mio canale, mettete un bello follow e soprattutto mettete la campanella, così quando vado in diretta scampaneva vi se voi mi venite a fare compagnia. Poi oggi ciò e boh, voglio, questo è tutto. Simone, diciamo che siccome io so che la lingua napoletana per certi versi può risultare anche esilarante, e allora ho pensato di inserire, oltre alle, diciamo così, le lingue standard che sono magari l'inglese, il francese, un po' che insomma me le capiccio, ho pensato di inserire il napoletano, insomma, perché così ci si diverte un pochettino. È una cosa particolare, diciamo che non tutti ci sono i canali, non so quanti ce ne sono, però pare che al momento l'unico canale che faccia una live, quindi produca contenuti in quattro lingue, pare che sia questo qua. Come è nata questa cosa? Praticamente mi è capitato in diverse occasioni di ricevere dei messaggi durante le mie live, le repliche, di persone che non parlano l'italiano, e allora per non farle sentire messe da parte, all'inizio ho iniziato a fare le live solo in bilingue, quindi solo in italiano e in inglese, poi ho integrato il francese, e poi così una volta per puro caso mi è capitato di parlare in napoletano, e ho notato che comunque era gradevole ed era, molti si in qualche modo si divertivano, e quindi poi da lì a settembre ho iniziato ad aggiungere anche la lingua napoletana nella programmazione, nelle live, e quindi praticamente da allora ho continuato a fare così. E vabbè, Simone, non è un problema, anzi posso dirti che alla fine non è mai troppo tardi per imparare una nuova lingua straniera, quindi voglio dire, puoi sempre valutare di fare anche un corso, che ne so, di inglese, di francese, di tedesco, di giapponese, perché vuol dire, poi ovviamente bisogna anche essere predisposti per parlare le lingue straniere, e io ovviamente il francese lo parlo perché ho studiato diversi anni fa in Francia, ho fatto la CCM, diciamo così, che sarebbe tipo l'equivalente della nostra prima media, e poi ho fatto la SP, il Q preparatoire, che sarebbe tipo la quinta elementare, l'ho frequentato a metà, poi sono, perché per un periodo
ho vissuto in Francia da piccolo e quindi ho studiato lì. Poi sono rientrato per fare il famoso esame della quinta elementare. Quindi già ti do l'idea, potresti già farti l'idea della mia età. Anche se non sempre. E quindi poi, insomma, ho fatto una bella esperienza. Allora, vediamo un attimo qua. Le mucche come stanno. Reazione mista ci sta, però quasi quasi vado a caricare il macchinario. Ok, infatti questa è completamente svuotata. Ok, allora questo è proprio il momento giusto per riempire, quindi paglia fiera ed insilato. Simo, guarda, posso dirti che sono partito che io non conoscevo una lingua francese, una parola della lingua francese, zero. Poi diciamo che quando ti trovi in determinate situazioni devi, vuoi o non vuoi, imparare a comunicare. Quindi di conseguenza ho iniziato all'inizio proprio, tipo prima che iniziasse l'anno scolastico, e quindi ho imparato la lingua tramite la musica e i cartoni animati, i film, sai, la TV un po' ti aiuta. E poi quando ho iniziato ad andare a scuola sono partito già con un grado di difficoltà molto più alto, perché tu che non conosci una lingua e la devi imparare rapidamente, un conto è fare dalla prima elementare e poi man mano aumenti la tua conoscenza, e un conto è fare la prima media e dover anche imparare una terminologia molto rapidamente, di termini molto più complessi. E quindi non so nemmeno io come ho fatto ad imparare il francese in maniera così rapida. Diciamo che quando si è bambini, un po' più piccoli, la mente è come una spugna, assorbe molto rapidamente le informazioni. E poi alle superiori ho studiato anche il tedesco, lingua estremamente difficile, soprattutto per la pronuncia. E posso dirti che ho trovato non poche difficoltà nell'imparare la lingua, bella complessa, veramente complessa. E allora stai spiegando all'amico Simone Cimino a proposito di come mai ci ha imparato a parlare francese. E ci ha detto che praticamente quando mi sono trasferito in Francia, che mio padre ha lavorato là per quasi 3 anni, io non conoscevo una parola in francese. All'inizio ha già arrangiato un po' la televisione, la musica. E però per la prima difficoltà l'ha già avuto quando sono più da scuola, che ha già frequentato l'equivalente della quinta elementare e per la prima media. E quindi sacci buona difficoltà qual è. Fammi vedere un attimo la cosa. Ah, questo già sta prelevando, questo è il mare. Ah, quello è finito il fieno, che è andato a pigliare. E quindi mo ci prepariamo la pappa per le mucche qua. E qua, su questa pappa qua, i semi di soia e il latte
ci sono dei momenti in cui i picchi ti fanno guadagnare veramente bene, però ovviamente devi anche accumulare tanto materiale. E poi ho messo anche la mod dei contratti qua. 49.000 litri di patate, sì, ma come si fa? Litri di girasole, li ho venduti. 42.000 euro, ho guadagnato qualcosina in più, mi sa. Barbabito mi servono, quindi non posso vendere. Oppala. Poi mi resta la paglia. Paglia dove l'ho messo? Pare sempre dentro sto silos. Simuliamo più o meno in maniera realistica lo scarico. Ecco. Non male. Allora, vediamo un po'. Allora, abbiamo detto che qua questi stanno benino. Allora, io direi, arrivato a sto punto, di... Sto pensando a cosa seminare sul campo. Ah, devo dire l'acqua se ce l'ha. Ok, l'acqua è piena, poi qua devo iniziare a svuotare qua perché non è cosa. Allora, questo è il biogas che ho installato io, è sempre una mod che ora vi faccio vedere. Allora, dovrebbe stare, eccola qua, BGA Grim Beet Beaters. Cioè, praticamente con le barbabietole da zucchero all'interno di questo silos voi potete sfruttare il tutto e ovviamente vi produrrà del digestato, non produce energia, ecco, diciamo così per intenderci. Quindi al momento questa BGA mi serve prettamente per creare il digestato. Poi abbiamo i silos multifruit, questi qui, che sono questi qui, poi questo è il bioheating, vi permetterà di poter vendere gli scarti
tipo l'erba, queste cose qua. E questo sta qua. Poi, vabbè, poi abbiamo il garage che sta qua. Poi questo è il macchinario che produce i semi. E si chiama Seed Cleaner 1200. Ottimo perché vi crea dei semi di qualità. Utilizza un prodotto chimico che si chiama Luminol. Ora vi faccio dire Luminol, no, si chiama Lumigen, scusate, Lumigen. E può essere caricato con frumento, poi orzo e avena, e vi crea i semi. Poi qui abbiamo il John Deere, questo è il stock del gioco, insieme a un peso che è una mod, mi permette di poter mettere, aggiungere o eliminare pesi davanti. Poi abbiamo questo carrello autocaricante, il mitico Fiat 180-90, quest'altra mod l'avete vista prima, il Class. Poi abbiamo questa, ancora un'altra mod, Giants 12, è un disco ad erpice a disco da 12 metri. Questa è la seminatrice del gioco, questa invece fa parte della mod Horsh. Queste due sono due mod. Questa qui vi fa da spargi letame, poi spargi calce viva e spargi fertilizzante solido, 3 in 1. Questa qui nuova costa 28.000 euro ed è molto buona, si risparmia, vi faccio vedere, eccola. Oppure quella da 30.000 litri, sempre 36 metri, solo con il letame e con il fertilizzante, e quindi la differenza è la capienza. Poi il Valzelli, questo è uno spargi digestato con la lancia qui dietro, vi permetterà di poter sparare il digestato fino a 40 metri di distanza. La lancia ovviamente orientabile e la Cubex a 4 assi. Poi questo qui è un raccoglitore standard del gioco. Infine abbiamo una lama da circa 12 metri, 13 metri, della Lisa. Poi l'X9 John Deere, che è sempre una mod. Poi abbiamo il macchinario per creare il nostro foraggio. Questa è la macchina stock per usare il fertilizzante o erbicida liquido. E poi abbiamo il mitico rimorchio da 110.000 litri, che ho visto nella live di Miticaccio, che saluto, ed è ottimo. E non poteva mancare il Turbo Star di Peppe 978, grande Peppe. Poi qui abbiamo infine questo Hugger Master della Visa, che può essere modificato in base al tipo di mezzo che deve trainarlo e eventualmente per la capienza. Ovviamente la maggior capienza la si ha quando il carrello è predisposto per il camion, e quindi il nostro mitico Turbo Star. Poi passiamo al campo di qua e abbiamo la fabbrica dello zucchero,
Sugarbeet Company. Il Turbo Star non può mancare, quello cassonato, lo stesso che avete visto su Inferno. Poi abbiamo, allora facciamo vedere prima, la mod è questa qua, eccola qua, Sugarbeet Company, questa qui da 28.000 euro ed economica. Poi ho anche messo qui un deposito sia per barbabietole che per patate, che vediamo se lo trovo, questo qui, ground storage. E poi che altro abbiamo? Poi abbiamo il classico silos multifruit, come quell'altro lì, solo che praticamente è più piccolo, è da 100.000 litri. E quindi io qua direi di comprare due cavalli, visto che le risorse ce lo permettono. Allora facciamo così, il grigio l'ho già preso, ora prendiamo rosso, marrone e beige, ecco qua, dovrebbero avere tutto. Vediamo un po' se manca qualcosa, cavallucci, la paglia c'è abbastanza. Ok, perfetto. Allora qua sto pensando di seminare qualcosa. Cosa vuoi dire? Barbabieta, anche perché ho il mezzo fermo qui. Però siccome la barbabieta la vado a piantare nel campo piccolo, allora vendo questo macchinario che mi è costato un sacco di soldi e ne prendo uno più piccolino. So now I'll sell this huge beast of machinery and I will sell and buy a smallest one, because I don't need this biggest one. Et alors je vais vendre cette bête là, la machine, et je vais acheter une plus petite. Et où? Qui 304.000 euro, sono tanti. Allora, quindi fammi vedere quello piccolo usato quando mi viene a costare 3,75, no, ovviamente lo vediamo usato, quindi configura usato 300 più la lama. Questa è da 2007. Allora, questa qua ovviamente è tutto usato, quindi 63.000. Allora facciamo così, vediamo se c'è da vendere qualcosa. Il latte l'abbiamo venduto, 607.000. E allora si potrebbe anche fare la pazzia. Si potrebbe anche fare. Allora, quindi facciamo così.
2. Ok, il budget è ottimo. Voilà. Davvero conveniente la mod dell'usato. Devo essere sincero, è un'ottima mod. Da quando l'ho scoperta l'ho sempre usata. Mi pare 2000, è buono, accettabile. Allora adesso andiamo a, un attimo a fare il rabocco di carburante alla, al garage principale e poi veniamo a seminare da quest'altra parte le barbabine. Ah, mi dimenticavo, ci andiamo lampeggiando su strada. Ui Simone, grazie, mi fa piacere, dai, vuol dire che il soft gaming sta facendo effetto, mi fa piacere. È quello lo scopo del, diciamo, di questo canale e soprattutto questo qui, di creare un contenuto che ti fa rilassare. A me sinceramente quando qualcuno mi dice che utilizza, guarda le mie live o i miei video sia qui su Twitch che su YouTube per rilassarsi ed addormentarsi, mi fa piacere. Vuol dire che ciò che sto producendo funziona. Mi ha fatto il più grande complimento, credo. E vabbè, gli ASMR sono particolari, è una categoria particolarissima. E allora, arrivato a sto punto, io sto pensando di fare una cosa. Ui, Macho King carissimo, bentornato in Lives. Qua c'è l'amico Simone Cimino e non so chi altro c'è in live. Buon pomeriggio, buonasera, non so che è successo. 16:30 di qua, mi sto dando dalla pazza gioia alle barbabietole. Solitamente sono io. Allora, guarda, ti dirò, oggi ho pensato di anticiparmi un pochettino perché siccome la sera, a parte che adesso c'è Farming 22, quindi questo format saremo in pochi a seguirlo, e poi perché ho detto almeno stasera se c'è qualcuno in live mi godo una live bella tranquillamente senza dover andar via perché si è fatto tardi. Ho venduto il vecchio macchinario là, quello rosso, ho acquistato questo un po' più piccolino. E quindi qua semi, mi pare che qua non ce ne sono. No. Allora, poi io voglio seminare su questo campo qua. Quindi vediamo un attimo quanto mi verrebbe a costare un trattore e una seminatrice, piantatrice. Allora, questa è 4,5 metri. 4,5 metri.
Vorrei prendere qualcosa di economico per piantare anche qua direttamente senza andare avanti e indietro. Allora, 100 cavalli, 70 cavalli. Ovviamente usato 1360 tutte e due con il fertilizzante solido, significa che i semi saranno pochini, 26 e 8, 34, 34. Ma se l'avrei indossato 20.000 grazie Mario King, mi fa piacere quando mi dite che passate qua per rilassarvi. E allora 600 litri più solo 600 litri di semi. 600 litri di semi più allora facciamo così. E arrivato a questo punto prendo il macchinario che c'ho di là e vengo a seminare qua. Eh sì, perché là c'è il fertilizzante integrato. Ma finché non mi organizzo quest'area qua utilizzerò i mezzi che c'ho di qua. Quindi vado subito a prendere il John Deere. Provo a vedere, ma immagino che ci saranno i server intasati a quest'ora. Però può darsi pure che sei fortunato. Là, la zappa storta, bravissimo. Boh, mi sono accorto di te, scusami. Stavo talmente accanito qua che non ci ho nemmeno fatto caso. Ben ritrovati a tutti quanti. La famosa combriccola della zappa storta. Caspita, ma è iscritto, forse perciò non me ne sono accorto. Dimmi la verità, ti sei rilassato almeno tanto che ti sei addormentato. Non me ne sono. Ecco, perciò non me ne sono accorto. Allora ti chiedo scusa, va bene. E diamo il benvenuto anche al mitico La Zappa Storta, il gran maestro. Macho King, Macho King. Perché tu sei Macho King? Pum, pum, E ti ho fatto pure la sigaretta Macho King. E dovete sapere che Macho King è un bravissimo pilota di Formula 1 o di Formula 2000. Infatti anche ieri sera ha vinto una gara. A differenza di qualcun altro, non faccio il nome di quello che sta scritto poco più sopra. Di Machu King, che come pilota, diciamo, è meno bravo, però dobbiamo dirlo che è un grande stratega per quanto riguarda la strategia, non lo batte nessuno. Il mitico La Zappa Storta. È il re delle tattiche in Formula 1. O sbaglio?
Non è che sei una chiave, perché magari non hai quella familiarità con il mezzo che ha il mitico Macho King, anzi Macho King, come dicono gli amici romani. E vabbè, quello lì tutti quanti siamo bravi là. E sapessi quante volte ho praticamente ho pizzicato i muretti su Gran Turismo con le macchine, quelle lì un po' più sportiveggianti, quelle vere e proprie da gara. Perché quelle là, con le macchine normali più o meno, le auto, diciamo standard modificate ancora Monaco, ma quale il muretto quello giù, la curva del, com'è, del tabaccaio là. La curva da baccare. Ah, ecco, quella là è così. Ma anche quella lì più giù, al cavatappi là. Quello lì prima di arrivare sul, molto prima di arrivare sul rettilineo là, prima delle gallerie, quella specie di S. E quante volte mi hanno dato le penalità perché tagliavo là. Che poi tra l'altro io non è che volevo tagliare. Però tu hai visto, se non sei attento, non sei veloce nel cambio di direzione, là ti frega. Ma un sacco di volte mi ha fregato quel punto là. Infatti ho preso un sacco di volte, un sacco di penalità. Bravo, sì, no, infatti mi sono ricordato. Sì. A quel punto, che prima che si arriva dove ci sono gli yacht là, sulla costa, dopo che si esce dalle gallerie, c'è quella discesa, poi ci sta quella specie di S. Ah, penso pure io una volta l'ho fatta, ci ho provato a farlo con Gran Turismo, ma con la macchina, l'auto da Formula 1, però è vero, se uno non è portato per quel stile di guida là, è inutile che si mette a guidarla. Tu per esempio sei bravo, caro Maciochini, come si dice a Napoli, sei un mostro, ma io no, io... Oramai è per questo che mi sono dato un po' più a Euro Truck, American Truck, queste cose qua, eppure a Ranch, perché almeno quella guida là non richiede, come si dice, impavidezza, impavidità, insomma, e quindi chi normalmente frena in curva invece non va a frenare. Non si deve frenare, ma è tutta una serie di cose. Tu invece ho visto che si vede che è come se avessi fatto l'allenamento sui go-kart. Si vede veramente che ora non so se tu hai avuto esperienza pregresse, però quella lì che fa adesso, aspetta, come che fa? Scende, poi fa così, così, a tipo Omega. Quella della costa là, insomma, prima di che si fa quell'ultimo tratto dritto, poi si fa sinistra, destra, destra e si va verso il rettilineo, verso la partenza. Ma un sacco di tempo pure che non ci gioco a Gran Turismo, perché ormai mi sono accanito qua con Farming, quindi questa è la situazione, la situation. Molto prima, appena si esce dalla curva, si scende dalla galleria, si scende, poi ci sta quella specie di Omega così, in quel tratto là, che poi vai verso dove stanno le barche attraccate.
È un sacco di tempo che non ci gioco, quindi mi ricordo che ci sta questa specie di tratto a forma di ovale. Può darsi, sì. Che poi sulla sinistra ti trovi l'angolino del guardrail, che se non stai attento lo acchiappi in pieno. Io un sacco di volte là appiede sempre, una volta la letto, una volta il deflettore d'aria davanti, là, mamma mia, è incredibile, è veramente complicato quel circuito. E poi là a Monaco, se trovi una buona posizione, poi quella posizione si può anche tenerla praticamente per tutta la gara. Chiamate il barbiere. Addirittura, e vabbè, ti vai ad alleggerire un pochettino. Allora, il barbiere solitamente anche a me toglie quel chiletto di capelli, diciamo così. Almeno ti vai a divertire un pochettino. Ah, pure tu, anche tu allora c'è una forta chioma. Io non tanto, diciamo. Ho più una basetta qui sulla fronte. Io quasi quasi, ragazzi, sto pensando una cosa. Io sto macchinario qui, questo macchinario lo lascerei qui alla fine, perché poi io molto probabilmente acquisterò uno di questi campi qua e seminerò alternandoli, come ho anticipato qualche oretta fa. Li alternerò, ovvero praticamente barbabieta e patate, patate e barbabieta, perché sul campo grande, scusate, alla fine non è mai che mi conviene tanto. Qua almeno pianto quello che mi serve, poi ci metterò pure una stalletta, quindi questo campetto qui dove adesso ho piantato poi diventerà, cercherò di attrezzarla con un'altra stalla per allevare i cavalli. Il barbiere tagliare ma già hai prenotata l'appuntamento al barbiere? Wow, infatti voi. Ma col pizzetto senza. Vediamo un po' cosa dice. Io pensavo col pizzetto e con la basetta sulla fronte. Ah, quindi è bella bella lunga. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Una cosuccia, diciamo così. Ah, quindi sei pure tu uno, diciamo così, dei cultori la vaiba lunga. Io ci ho provato qualche volta, però non mi sta particolarmente bene.
Io ci ho provato qualche volta a farmela crescere e mi sono allontanato un attimo, scusate. Dicevo che ci ho provato in qualche occasione a farmi crescere un po' di barba lunga, però non sto bene, non mi piace, insomma, perché poi inizia anche a dare prurito. Infatti io la porto una barba un po' più corta, decisamente più corta, un po' più curata. E ragazzi, ma voi stasera andate in live? Io in realtà oggi mi sono anticipato un pochettino perché, appunto, siccome ci sono un po' tutti quanti che portano Farming 22, quindi ho detto almeno stasera posso rilassarmi e passare un po' più di tempo in compagnia con gli amici. Ah, ottimo, è vero, perché tu la sei, infatti mi hai fatto ricordare che tu porti SnowRunner. Hai notato qualcosa? La zappa storta? O preferisci solo l'altro? La spadaccina. Ah, e qua c'è la. Vedi, ma c'è in qua lui ce l'ha la spada. Ai ai, ne vedremo delle belle qua. Allora, vediamo un attimino cosa c'ho a disposizione per i cavallucci. Allora, la avena qua ce l'ho. Ragazzi, allora, sono indeciso se piantare frumento, anzi colza, girasoli, semi di soia, facciamo così. Abbiamo detto, cos'altro ci manca? Allora, colza, girasoli e semi di soia. Ok, lanciato un sondaggio, ragazzi. A voi la parola. Io nel frattempo inizio a preparare il mezzo, il grande mezzo. Allora, andiamo a rabboccare i semi nel frattempo. Semi e fertilizzanti, ok. I super semi. Ok, andiamo a preparare adesso il fertilizzante. Ma su PS è già uscito. PS o pubblica sicurezza, che dir si voglia. Ah, ok. Quella Jeep, carissima Jeep, andiamo da paga. E ragazzi, qua c'è anche Jeep.
il mitico Gippo. Allora, vediamo un po' il risultato. Vediamo un po' il risultato della votazione. Semi di soia, ok. Bravi, 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 dopo che avete capito il meccanismo. Ottimo, perfetto. Semi di soia. Quindi, e che soia sia? Sua, 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 wunderbar. Ovviamente vi aspetto domenica sera nel canale della Zappa Storta per divertirci insieme a Gippo a fare un po' di orsacchiotte, yeah, con Range Simulator. E ovviamente vi aspetto domani mattina se fate una cavatina dalle 10 alle 12, anche dopo le 12, con il format caffè in farm con Zio Dab qua. Il caffè ovviamente è quello lì del mitico Macho King. Willa PT, ciao. Ben ritornato o oh, benvenuto Macholin. E mo chi è che fa gli onori di casa Pitti? Quale dei due moderatori? Il generale moderatore o il super generale dei moderatori? A proposito, Majoring, sai, non sono riuscito a trovare nessuna mappa, nemmeno sui modhub esterno, praticamente che mi permetta di seminare il caffè. E purtroppo il caffè, a quanto pare avevi ragione tu, ci sono poche le mappe. E ti ho quasi finito qua. Ormai ho imparato la tecnica, però non ti preoccupare che la prossima volta, se vuoi, quando ci sta da fare qualcosa, ti chiamo, dai, tanto più o meno l'attrezzatura adesso c'è, quindi. Pitti, ma almeno il panino e la bottiglietta, che ne so, di acqua di Birozza de Noffre, oppure ti fa lavorare ma ti fa fare la sete, non dico la fame. Penso che Macho King però fa delle belle piadine. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio, e insomma ti fa sgobbare, ti fa fare, come si dice in gergo, ti fa fare la botta, insomma ti fa lavorare duramente. Ai ai ai, ca nessuno fesse, ha capito? È certo, ma chi è che parla? Chi è che fra i due paga? Vediamo un po', a breve arriverà la risposta. E la tua risposta definitiva? L'accendiamo? Sì, ma i suoi mezzi però restano sempre i suoi mezzi, caro Macho King. E Pitti ha ragione, giustamente, dice, come tu mi compri i mezzi e poi dopo li usi tu. Effettivamente, i conti tornano, o tornano i conti, i torni contano.
Qui, not ten 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 ten. Benvenuto in live, o ben ritornato. Grazie per essere passato nel canale. Eh sì, è il 19, quello che molto probabilmente la maggior parte. E io mago! Ecco, vediamo un po' che. Eh beh, giustamente. È il 19. Mi sto divertendo, not den den. Piano piano mi sto attrezzando bene questa mappa qua. Mi sa che la porterò ancora per un bel po' di tempo. Vorrei attrezzarmela un po' come se l'ha attrezzata Arvid, anche se lui se l'è fatta, non so se lo conosci Arvid, ma è bravissimo e l'ha fatto veramente una cosa incredibile. E mi sto attrezzando un po' queste aree qua. Addirittura tutta la mappa. Guarda, io ho l'aratro da 12 metri e ti garantisco che è veramente complicato portare. Grazie, grazie. Bello. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Ecco, ah, ecco, è arrivata la risposta. Quindi è Macho King che pare. Tutto chiaro. Se pure vitto, alloggio, impiegatura e stiratura, allora penso che si può fare. A proposito, per chi gioca da PC, quanti di voi da quando hanno scoperto la mod dell'usato qui su Farming 19 non fanno altro che installarla sempre? Alzi la mano. Io per esempio lo faccio e mi ha fatto risparmiare un sacco di soldi sull'acquisto dell'attrezzatura. Infatti mi sono potuto anche concentrare di più e maggiormente ad acquistare le stalle e queste cose qua. Ah no, io stranamente, cioè stranamente, lo utilizzo sempre, perché poi alla fine io quando acquisto un mezzo usato qua c'ha 5 ore, mentre invece ho visto con altre persone, insomma, che arriva pure a 100-120 ore di lavoro. Ora non so se va anche in base alla difficoltà del gioco. Però ho visto che ad alcuni uscivano 60-120 ore di lavoro, diciamo, come è possibile? Sicuramente all'inizio questo sì. E poi per esempio, beh, io ho una mod che metto sempre quando inizio una mappa, è quella lì del 180. Il Fiat, insomma, il trattore, quello che fa tutto. Rumoroso, però è bello resistente. 180 45, non mi ricordo. È quello lì che utilizza pure la zappa storta, insomma. Aspetta, muovete pure. Allora, questo qua. Ah, 180-90, eccolo qua, sì. 180-90. Lo porto sempre, così come il Turbo Star 190, il 140. Insomma, sono i mezzi che non mancano mai nella farm. Mo per esempio, il Fiat, quello lì, l'ho utilizzato molto all'inizio, però
mi fa un po' un certo, come dire, una certa tristezza venderlo, e allora preferisco più creargli una specie di monumento piuttosto che venderlo. Ai ai ai. Vabbè, bisognerà arrangiare un pochettino. Tanto almeno basta che c'è almeno il Fiat, quello lì da medio che età. Aspetta, questo qua. No, il piccolo da 180. Questo qua, almeno il 1300 TT, qua se c'è. Meglio ancora. Almeno così. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Addirittura. Oh, comunque, si arrangerà un pochettino all'inizio poi. È vero. E la Fiat, eh sì, all'inizio con quel mezzo là ci ho fatto un sacco di lavori, senza Fiat e senza Fiat non c'è il marchio Fiat, ah ecco, sempre questioni di licenze qui, ma noi abbiamo il nostro ambassador Peppe978 che ci metterà una delle sue mod al bacio. Ci pensa Peppe, inizierà lui a ad aprirci la strada. Ah, ok. Ah, è vero, sì, New Holland. Sì. Giusto. Ma sapete se hanno progettato le tribie autolivellanti o sono ancora, diciamo così, qualcosa che riguarderà le moto, perché io purtroppo, diciamo che se non passano queste informazioni per il canale del mitico Jason Farm, diciamo che non vado da altre parti a spilucchiare, a dare un'occhiatina. Voi sapete qualcosa a proposito delle trebbie autolivellanti là, se sono previste o se magari ne usufruiremo magari quelle. Ah, quindi insomma, come 19 ci saranno le mod, vabbè, perché su alcuni terreni sconnessi qua sulla Lellengren, nell'appezzamento di terra alle spalle della casa lì, essendo non proprio completamente pianeggiante, con la trebbia autolivellante sono andata una favola. Ce n'era una della Fiat piccolina e poi c'era un John Deere che mi pare era il 630, una cosa del genere, che è in ottima mod, e non c'è nel mod hub, ma l'ho trovato in una specie di blog italiano dove ci sono anche, c'era anche un trattore, un Goldoni, ragazzi, il Goldoni da Frutteto, e là ci ho trovato due o tre trebbie autolivellanti, fra questa John Deere che non l'ho utilizzata perché il terreno dietro la casa qui all'Ellengren era piccolino, quindi ho detto inutile che più quella trebbia enorme, che costava pure quanto la trebbia normale, e quindi quasi 300.000 euro. Però alla fine mi sono
divertito con questa Fiat più piccolina, scaricavo un po' più spesso, però oggi sparagnate una musarella esorda e io pago. Dai, su. Ecco qua. E voilà. Le jeu sont fait rien, on va plus. Oh là là. Ho sbagliato. Vabbè, mo faccio la... Mo tiro la linea dritta qua, così evito ogni volta di fare questa gamba zoppa qua, questa parte un po'. Questa parte l'ho modificata io, che qua c'era tutta l'erbetta. E ho recuperato. Questa non è abbassata. E quando non si accende, corre. Ecco qua, mo funziona. Raddrizziamo il fianco qua. Raddrizzare il fianco. Ai ai caramba, e comunque ho notato che è molto complesso guidare questi trattori con i cingoli, perché appena giri fanno il testa coda, e questi trattori qui sono più adatti per il mitico Macho King, vero Macho? Che tu, avendo l'assetto sportiveggiante, questi trattori qua ti diverti, fai pure un po' di drift. E senza guardare l'alloggio ho fatto Wii Fanbus. Sto quasi per finire qua la live. Tu tra poco hai detto che vai in live, giusto? Io gli do gas. Io qua gli do gasolio, però. Ho diesel. Ok. Qua ci siamo quasi tutti quanti qua. C'è tutta la combriccola. Raga, toglietemi una curiosità, ma in quanti stanno facendo lo stream di Farming 22 qua? Io qua mi sa che sono rimasto l'unico su prestito a portare Farming 19. Oh, scherzi a parte, lo porterò ancora. E penso proprio che il format della domenica mattina la continuerò con il 19 qua. Il caffè in farm, assolutamente, con Farming 19. Oddio, a quest'ora proprio non è proprio. Vengo quegli occhi, mi spogli. Spogliatoio. Macho King. Quella Maurizio, ben ritornato. Macho King, diciamo che il caffè come lo faccio io a quest'ora è il famoso scacciasonno, quello che praticamente te lo fa venire direttamente, te lo fa tornare dopo 24 ore. Ah, quindi non sono il solo che lo porta, però dico, poi una volta che la maggior parte di noi avrà Farming 22. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania, mi dai nervi.
Allora, ora faccio un altro, lancio un altro sondaggio. Allora, facciamo così. Io giocherò e metto Farming 22 e 19. Allora, facciamo così. Io giocherò Farming. E solo a Farming 22. Allora, apriamo un altro sondaggio e vediamo un pochettino. Abbiamo lanciato un sondaggio, vediamo un po'. Vediamo un po' se questo Farming 19 resisterà al nuovo 22 oppure se la maggior parte lo manderà in pensione o, come si diceva una volta, chiuderà il dischetto nel cassetto. Il famoso floppy disk da 1.22 megabyte. E per chi come me è partito con il Commodore, il floppy disk era un qualcosa di ultra rapido. E pensare con quelle dimensioni dei programmi e dei giochi di allora, oggi ci fai ben poco, neanche un MP3, se lo vuoi a convertire da un CD audio ti viene un megabyte e qualcosa. Un E44, bravo. Poi c'era quello là, da quello più grande, da 5 pollici, che mi pare che era 5. Oh, quello è... ah no, quello è 5 pollici. Il floppy da quello grosso invece, bravo Moritz, invece quello là grosso sembra di cartone là, che è 5 pollici mi pare, 5,22, che mi pare che è largo quanto uno slot del lettore DVD. Ah, però bello grosso. E infatti là i più fortunati che avevano il Commodore e avevano quel tipo di supporto là caricavano i giochi, i programmi in maniera molto ma molto più rapida rispetto a chi aveva la famosa cassettina e doveva girare e sperare che caricasse il gioco. E che a me un sacco di volte è capitato che i giochi non li riuscivo a caricare, da un errore, mamma mia, e dovevo andare a pulire la testina per vedere se il problema era la testina. Non so voi, ma all'epoca quelle cassettine là erano la felicità. E poi i giochi erano anche piccolini, tra l'altro, non erano nemmeno particolarmente grossi come peso sui supporti. Il floppy da 3,5, 5,5, da 8, quello per esempio non sapevo che ci fosse. Conoscevo quello da 5 pollici perché ultimamente ho visto un video
Cagazzo. Perché ultimamente ho visto un video su un canale YouTube che pare che si chiama 80 Nostalgia, e praticamente parlava appunto del Commodore. Scusate, parlava del Commodore, diceva appunto che c'erano stati questi supporti, questo exploit di questi floppy grossi grossi, mentre con le cassettine là si mettevi la mezz'ora, aspettavi, c'erano scritti pure quanti giri doveva fare la cassetta, però poi c'era anche il messaggio che ti avvisava quando ti diceva stop, press stop. Caspiterina, 700, sì, perché poi ma penso che ho ritrovato una memoria RAM dei primi anni 2000, fine anni 90, da 512 kilobit. Quando l'ho visto mi sono strofinato almeno. Lego quegli occhi, mi spoglia. Spogliatoio. E quando l'ho visto ho detto è incredibile. E poi ho visto anche un hard disk da 1 megabyte, roba che oggi su quell'hard disk non c'entrerebbe nemmeno un mp3, dai, 2 megabyte. I passi da gigante che ha fatto la tecnologia sono questi. Alla fine sono partito con un PC 386 con Windows 95 e poi un Pentium 4 Prescott, processore Prescott, è stato il primo PC che mi sono assemblato. Nel tempo ne ho assemblati anche altri, compreso il computer che attualmente utilizzo, l'ho assemblato io. C'è una 1060, poi un processore 8600K, quindi sbloccato per l'overclock, ma io non lo faccio friggere. Mamma mia, 120 megabyte, mamma mia, figure, 350.000 lì, mamma mia, un capitale, 350.000 lire. Sono soldi. Per l'epoca sì, erano soldi. Gli hard disk, diciamo che alcuni non penso che... Ho visto prezzi assurdi ultimamente, hard disk, che l'hardware in generale per il PC ha raggiunto veramente dei costi assurdi. Che per l'amor di Dio, ci sta pure la crisi dei, come si chiama, del chip, tutte queste cascate, no? La stessa scheda video che magari prima la trovavi a 150, 160, ma la trovi a 350, 360, cioè, ma... E dovevo fare un piccolo upgrade, però mi sa che lo posticiperò di un bel po' di tempo, perché a quanto pare l'hardware costerà ancora per un bel po' di tempo, così tanto, perché devo mettere una scheda dedicata per il software dello streaming. Avendo una 1060 e un'altra Nvidia P400 quadro che mi gestisce la fisica, e mi occorre un'altra scheda che gestisca prettamente il software delle live, e quindi mi serve una scheda, diciamo, di fascia media per farla gestire bene a basso consumo, che ovviamente, anche se ho alla fine un alimentatore da 750 watt, però c'ho un ampio margine di, diciamo così, di scarto, perché ho calcolato che avrei inserito 3 schede video. E la 1060 che ho insieme alla CPU è tutta raffreddata con un sistema liquido custom,
creato da me con tubi in gomma, ovviamente, perché quelli là in più vicini là sono un po' complicati da gestire, devi fare le pieghe, cose. Invece questo qua lo inserisci e non hai problemi. Unica pecca, diciamo così, unica cosa che bisogna prestare attenzione a quando si accende, quando si fa la prima accensione, assicurarsi che il liquido non vada a cadere sull'hardware. E io infatti ho bruciato un alimentatore, perché una goccia del liquido che è caduta durante la manutenzione dei radiatori, perché questo sistema porta, c'ho un case full tower e c'ho un radiatore da 360 mm sopra e un altro posteriore da 140 mm e quindi quello di dietro non so come ha fatto, ha perso un po' di liquido, puff, è caduta la goccia direttamente nell'alimentatore Wagyu. Che ora dico a fare? Credevo si fosse rovinata la scheda madre, invece fortunatamente avevo un alimentatore di riserva, visto che... Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Me la sono cavata con 80 euro qua. E mo ragazzi, siamo avanti. Allora, andiamo a vedere un attimo il sondaggio, il risultato. Allora sì, la stessa risposta che avrei dato pure io. Sì, perché pure io alla fine farò la stessa cosa, ma per un semplice motivo, perché ora la maggior parte si concentrerà su Farming 22. Quindi diciamoci pure la verità, che magari i grossi restano sempre più grandi. Per cui bisogna anche fare uno stream per divertirsi. E quindi 19. E yen must. È un must. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Fichon, Fichon. Ai ai caramba, ai ai caramba. Arvid, Arvid superstar, Arvid rock and roll. Ciao Arvid, scusami se non eventualmente non ti ho risposto prima, ma come al mio solito stavo così accanito a pensare quello che stavo a fare e quello che devo fare anche domani mattina, insomma. E quindi, e allora carissimo Arvid, anche tu sei uno di quelli lì che andrà avanti ancora per un bel po' con Farming 19, diciamo così, 22 plus 19, oppure tu ti darai, diciamo così, prettamente alla new entry. Sì, dicevo, tranquillo, andiamo qua. Dicevo, anche tu sarai uno di quelli lì, di quelli come noi che porteranno entrambi i giochi, quindi Farming 19 e 22, oppure ti concentrerai maggiormente sul e solo sul 22? La 1, la 2 o la 3? Quindi solo 22.
Io per esempio continuerò a portare il 19 per un semplice per due motivi. Allora, per chi non magari non può acquistare il 22 perché costa tanto, ma vuole acquistare il 19, allora può sempre guardare una live e può valutare se prenderlo. E quindi attualmente il 19 lo si trova anche a prezzi molto ma molto convenienti. Il 22 oggi i grandi col 22 a chiap, per cui diciamo così, a parte noi amici che a noi amici che piace andare a vedere, gli amici che lo portano, insomma la maggior parte va da quelli un po' più conosciuti, per cui diciamo che la prima cosa è quella lì, per chi vuole acquistare il 19, insomma può sempre farsi un'idea, anche perché insomma sul 19 oramai ho superato le 3600 ore di gioco. Ah, beh, se, vabbè, questo hai perfettamente ragione. Quindi tu, Macho King, anche tu abbandonerai il 19, ti darai direttamente pienamente a tempo pieno sul 22, quindi se ho ben capito. Ah, ok. Quindi diciamo non sei ancora, non hai pianificato quelle che saranno le tue attività di qui a breve, diciamo così. Io per esempio ho pianificato e so che porterò il 22, ma la domenica mattina il caffè in farm lo farò sempre insomma qui al bar del 19. Anche perché adesso mi sto attrezzando bene questa mappa, quindi fra la fabbrica dello zucchero e la fabbrica per la carne che mi ha consigliato Maurizio Max, sto riscoprendo, mai come ora lo sto riscoprendo di più Farming 19. E poi c'è tutto sto capitale qua a terra, chi lo paga qua? C'è un sacco di macchinari qua. E con non pochi sacrifici sono riuscito a tirar su sta cosa, Tranne, beh, a parte la paleolica che mi portava un centinaio di euro, non so cosa. E il resto insomma l'ho fatto vendendo tutti questi contratti qua. Ah, hai messo sto bot, cioè mi sei Nightbot, è proprio, cioè come si dice a Napoli, te una cazzimba, quella cattiveria che non è nemmeno, traduci bene in italiano, non è nemmeno grinta, è un po' strano sto Nightbot. L'altro bot invece è molto più tranquillo. Ah, tranquillo, andiamo qua. L'ho addolcito un pochettino il bot, perché con Jason l'altra volta pure
l'ha richiamato un paio di volte. Infatti ho ridotto un po', gli ho messo un po' più di tolleranza, perché non capivo perché le altre volte era subito mutava appena vedeva qualcosa di strano. Comunque vedi che puoi mettere massimo 5 icone nella chat. Allora, visto che ci sono tanti amici in chat, possiamo fare un po' di pubblicità agli amici che hanno i canali qua, così ancora una volta chi si guarda sto video in replica su Twitch o se lo guarda su YouTube magari si affaccia, legge il nome e dice ui, quasi quasi vado a vedere la nave di Macho King di Arvid. Mi raccomando moderatori, che voi siete i gran maestri, mi raccomando seguite i canali che vi sta consigliando Maurizio Max e tutti quanti gli amici. Maurizio, lasciagli almeno una decina di secondi prima di inserire la stringa, perché altrimenti quello ti frizza il comando. E quindi facciamo un po' di pubblicità. La pubblicità. E qua in questo canale qua, come negli altri canali amici, il problema non sussiste. Si fa tranquillamente lo spot ai canali, anche perché stiamo diventando una piccola grande community di streamer solidali. Anche perché siete voi i padroni di questo canale, io sono soltanto l'operaio, diciamo così, che sta cercando di portare avanti un piccolo progettino e voi siete il motore. E che motore? Un motore bello possente, quello del John Deere X9 X9. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Però il gran maestro DJ Super Ministro è sempre uno, Maurizio Max, il gran maestro. Torniamo un po' qua all'interno. Ma questa chat non so perché mi è molto silenziosa ultimamente. Chat, ma mettete qualche icona dal vostro canale, massimo 5, mi raccomando, non più di 5. Che cosa ho detto? beh sì. Gigawatt, ragazzi. Gigabyte.
Quella Macho King, grazie per essere passato in live, grazie mille per la tua grande e divertente compagnia. Se domani mattina non sei Gabriel, live, quelle pizze diventano due. ecco, se domani mattina non sei live, io dalle 10 alle 12 porto il mio format Caffè in Farm. Se vuoi passa a prendere un caffettino a volo domani mattina qui e vediamo un pochettino a che punto stiamo a scaricare Farming 22 qua che domani dico io sto al 3%, sì, si è bloccato da 3 ore perché sono intasati i server, ne vedremo delle belle, parafrasando sempre il film Ritorno al futuro. Macio, grazie ancora per essere passato in live. Buona continuazione, buona serata, buona carica batteria, carica pappatoio. E ci vediamo nel tuo canale. KK. E qua direi che abbiamo quasi finito. Comunque sì, ci vogliono più di 2 ore per lavorare sto campo. Oh K, grazie mille, presidentissimo, per essere passato in live. Grazie di cuore per il supporto che mi hai dato. Anche oggi con la promozione generale. Oramai qua tutti quanti ti danno il grado di colonnello, ma io ti ho dato il grado di generale maggiore. Un abbraccione e buona serata. E buona preparazione di lasagna, sto dicendo lasagna. Poi faccio un giro, se sei in live passo io un po' a fare un po' di io Paken di insomma nel canale a fare un po' di applausi. Thank you so much to la zappa storta. Merci beaucoup à la zappa storta. Et voilà. Et je s'en fous, rien de plus. Gippo, yes. Ah, ma c'è pure Gippo. Ma Gippo però pure tu, cioè, parliamoci chiaramente, ma pure tu devi fare lo stream. Tu fai la comparsa nel programma di La Zappa Storta e non ti apri, non ti fai pure tu una live. Non va bene, diciamo, pensaci, pensaci, che noi ti veniamo ad applaudire. O sei troppo timido? Anche senza microfono oppure senza webcam. Così conosceremo il mito di Gippo 23 che fa radio. Ah, ok. Allora diventa un po' più difficoltoso fare la lives, come dice il mitico King, The Macho King. Macho King, Macho King. E dai, abbiamo quasi finito qua. Quasi 3 ore di live. Ho lavorato la maggior parte del tempo in questo campo. Poi domani mattina spero di ricordarmi che ho seminato anche dall'altra parte le barbabietole. E non si mai perdere le barbabietole, no? A parte che ho la fabbrica dello zucchero, ma anche perché poi penso che metterò la stalla in recinto per i maiozzi. E inizierò a fare un po' di lavoretti qua anche.
bisogna un pochettino sistemare la farma. Mettiamoci un buon trattore qua. E allora, visto che oramai questa live sta per giungere a termine, approfitto per ringraziare tutti quanti voi che in questa serata mi avete fatto compagnia. Vi ringrazio ad uno, purtroppo mi dimenticherei sicuramente dei vostri nomi, fate come se vi avessi nominati uno ad uno. Approfitto però per ringraziare i moderatori, la Zappa Storta, il mitico super mega super ministro, la Zappa, Maurizio Max. Vi aspetto, se ovviamente vi fa piacere, domani mattina io dalle 10 alle 12 o meno sarò in live con il format Caffè in Farm e chiacchiereremo un pochettino e ci diremo a che punto siamo con il download di Farming 22, e quindi magari qualcuno di voi che l'avrà provato già potrà magari, se ha Discord, potrà entrare nel canale Discord che è gratuito e potrà, volendo, raccontarci un po' la sua esperienza in prima persona su questo gioco. Poi approfitto per ringraziare voi che mi avete fatto compagnia in questa lunga diretta, ma ringrazio soprattutto tutti quanti voi che state guardando questo video in replica su Twitch o su YouTube. Per voi che state guardando questo video in replica, non lasciate il canale, per chi a breve, al termine di questo video, continuerà la programmazione del canale. E allora io vi ringrazio tutti, adesso ovviamente mi faccio il mio solito giro in tutti lingue, vi saluto in lingua napoletana. E allora, come sempre, vi ricordo, nella descrizione del video troverete 5 link, che sono il link per acquistare i giochi scontati multipiattaforma fino al 70%, e poi troverete anche 4 link che sono i miei canali social media, che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Detto questo, per voi che state guardando questo video in replica, non vi muovete, o meglio, si va, insomma, continuate a farvi fare compagnia dalla programmazione di questo minuscolo canale. Grazie mille a tutti, adesso faccio il giro multilingue, poi vi congedo con il mio saluto napoletano ben augurante e ci vediamo, insomma. So thank you so much for your company. I hope you have enjoyed my live streaming. Thank you so much if you are watching this video in live stream, and thank you so much as well if you are watching this video on rerun here on Twitch and here and on my YouTube channel. You can watch this video on YouTube on Monday on YouTube if you are interested to buy this game or other games multi-platform with lower price, less 70%. You will find a few links in the video's description that are the link where you can buy the games, then 4 links that are my social media channels, YouTube, Facebook, Instagram and Twitch as well. Thank you so much, and please don't leave this channel if you are watching this video in rerun. Now I will talk to my French friends. Thank you again. Thank you so much. Alors, merci beaucoup pour votre précieuse compagnie. J'espère que vous avez bien agréé
cette direct. Je veux dire merci à vous que vous avez regardé cette vidéo en direct. Merci beaucoup à vous que vous avez regardé cette vidéo en réplique ici sur Twitch ou sur mon canal YouTube. Vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube le lundi à midi. Puis si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver 5 liens dans la description des vidéos. Les liens sont le lien pour acheter le jeu et les jeux multiplateformes à prix réduit jusqu'à moins 70%. Puis vous allez trouver aussi 4 liens qui sont les liens pour suivre mes canaux social media, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Merci beaucoup et si vous êtes en train de regarder ces vidéos répliques, ne quittez pas le canal. À suivre, ça va continuer notre programmation. Merci beaucoup et donc la vidéo sera disponible sur mon canal YouTube lundi à midi. Merci beaucoup. E allora, voglio finalmente imparare a parlare un po' con napoletano. Io ringrazio assai per avermi fatto compagnia fino a questo momento. Ringrazio i moderatori, a Maurizio Max, alla Zappa Stort e ringrazio a tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia uno a uno. Vi ringrazio a tutti quanti e se avessi ricevuto il nome, mi scordaste a qualcuno, quindi facete come se avessi ringraziato e avessi detto i nomi di tutti quanti voi. Allora, l'appuntamento con Farming Simulator sabato prossimo ci sarà una novità, quindi cominciamo pure noi a vedere un po' così riusciamo a portare Farming vendita, diciamo che per un momento portiamo ancora il cenno. Poi detto questo, io vi ringrazio la compagnia che mi avete fatto voi da questo momento in diretta, ma ringrazio a tutti quanti voi che avete guardato questo video in replica che in coppa Twitch e in coppa YouTube. Un video in coppa YouTube lo potete trovare lunedì a mezz'ora. Poi se siete interessati a accattare i giochi multi piattaforma scontate fino al 70%, quindi oltre a Farming 19, Farming 22, Eurotrack eccetera eccetera, da descrizione ai video sia che in coppa Twitch che in coppa YouTube trovate 5 link che sono che sono praticamente un link a dove potete acquistare i giochi scontati e poi ci stanno altri 4 link che sono i canali social media YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Poi per voi che state guardando questo video in replica e non vi muovete, non lasciate il canale perché a breve appena finisce questo video a cominciare a programmazione, continua programmazione sul canale. E allora io grazie assai, thank you so much everyone, merci beaucoup, thank you so much, state buona, ciao a tutti.